Vediamo. Ancora no. Adesso sì, eccoci qua. Attenzione, attenzione, attenzione. Episodio pilota. Episodio zero. Libertà, libertà, libertà. Libertà, libertà, libertà. Allora, vediamo. Allora, provo ad aggiungerlo. Devo mettere prima un simbolo. Devo mettere qualche simbolo prima. Aspetta, In che senso il simbolo? forse lo devo prima No, aggiungere gli amici. lui ti deve dare, però non lo dire in live. Lui ti deve Sì. dare il suo ID con il cancelletto e dei numeri dopo. Infatti lui mi ha dato quello senza. Detto un attimo. Ok. Sono un po' teso. Tanto ci sono due persone che ci stanno. Ah, c'è Federica. Ma che bellina. Seems good. Ciao, Gioia. Ah, finiamo queste smancerie. Per favore, qua c'è gente che cerca di mandare avanti le cose seriamente. Allora, torniamo. Devo prima aggiungere gli amici, giustamente. È sicuro lo swipe up non si può fare. Sì, ci vogliono un tot di follower. Non so quanti, ma non si può fare. Non ancora. Non ancora, amico mio. Non ancora. Amico mio. Amico mio. Amico Eh sì. mio. Vabbè, non è complicatissimo iscriversi su Twitch. Che è successo? Orazio. Orazio B. Orazio. Essere in l'ho aggiunto, vediamo se si connette. Sì, ci dovremmo essere. Ah. Oh, eccolo. Ciao, Ragazzi. ciao Orazio, benvenuto. Ma io non mi vedo? No, per fortuna no. Oh, che bello. Faccio Ora sì, ora sì però, ora sì. Eccomi ritorno qua. a Twitch. Orazio, Come noi stai, non ci amico mio? conosciamo. Tu intanto presentamelo, io non lo conosco Orazio. Ma Orazio, presentati tu stesso. Sono un ragazzo che si sta rompendo i coglioni di questa situazione del Covid, del lockdown. Quindi, mentre in altre circostanze sarei stato probabilmente in giro, sono qui chiuso in casa e seguire questo grande, a fare parte anche di questo grande podcast. C'ho 24 anni. Grandissimo podcast, ci terrei a Solo dirlo. che le persone ancora non Già lo sento sanno. odore di grandezza. No, Ancora le persone non lo sanno, però diamogli il tempo di anche di capire. Già comunque 100 e passa follower mi sembra ho visto su Facebook, già un Facebook. inizio. Sì, ma sono tutti i nostri parenti. Io ho una grande Ah, famiglia. parenti. Una... Quindi se gli chiedi di utilizzare Twitch o Discord, Sì, cominciano a diciamo. sorgere difficoltà. Esatto, È un po' ardua la li situazione. facciamo sabbare tutti da Amazon, così il Ah, ok. tenente Sì, Amazon perché no?
Si monetizza. ci monetizza un po'. Allora, Orazio, di dove Comunque, tu sei? sei. Io sono di Milazzo, tu invece? Io sono di Giammoro, anzi Contro, Condro, per l'esattezza. Contre Ah, Condro. Aux. Ok, conosco. Sì, come li vuole. Conosco un ragazzo che è di Condro. Però sto a Catania. Sto a Catania e Ah, ok, lavoro a perché Catania. studi a Catania? No, lavoro. Lavoro in Ah, aeroporto. lavori direttamente. Meglio ancora, meglio ancora. Infatti, spero che All'aeroporto, questo figo. podcast non mi faccia perdere il lavoro, più che altro. Sì, diciamo Spero. che ci sta già. Ci Ci sono stiamo anche altri provando. attori che magari mettono un po' in posto dalle ruote. Ma. Vabbè, cosa potresti mai fare per perdere il lavoro con tramite? Cioè, cosa Ma potresti mai. potrei fare qualsiasi cosa. Anche forse una bestemmia potrebbe compromettere la mia carriera Vabbè, lavorativa. ma No, se, no, non non sei lo neanche. so. Non lo Ma non so. sei obbligato comunque, non sei obbligato a far deal, quindi. Infatti, no. Più che altro sono preoccupato per lo sponsor. Forse lo devo scurare. Mi Sto ricorda così, sto così. Landini. un pezzo di Rondini, sì, bellissimo. Straordinario. Vabbè, tu che cosa fai nella vita, Orazio? Io per ora studio, sto facendo la magistrale, sono al secondo anno. Che cosa studi? A dire il vero, questo è il momento. Allora, io studio praticamente la magistrale di turismo. Però è un bordello il programma, perché studiamo materie di tante tipologie diverse. Per ora sono in fase full immersion diritto legislazione, ovviamente non ci capisco nulla, però si tira avanti, non vedo l'ora di cominciare a lavorare seriamente, però il bello è che il turismo è anche un settore che per ora le sta prendendo alla grande con la situazione Soprattutto Covid, sta prendendo in culo, perché. proprio No, perché gli letteralmente. operatori del turismo non stanno, sanno più o meno cosa fare, però aspettano quando, capito? La Aspettano tocca quando piano. poter fare qualcosa. Bel sondino che sta prendendo il turismo per ora, Sì, eh. no, infatti quando c'è stato Vabbè, Filippo che lavora in aeroporto lo può dire, insomma. sì, Poi il assolutamente. casino è che comunque al turismo sono legati tanti piccoli settori, quindi è tipo un Titanic che si trascina a sé tante piccole barchette. Certo, perché poi È un c'è il casino, un settore ristorazione, albergatori, tutto, cioè non è che c'è il casino. turismo, non è È soltanto il tutto viaggio, collegato è comunque. tutto quello che. Poi c'è una località che ci vivono e basta di turismo, cioè che senza il turismo non sono niente. Noi da siciliani lo sappiamo, quindi insomma, se non ci fosse neanche il turismo qua veramente saremmo, non lo so, A proposito di abbastanza. Sicilia, di Catania, io sono stato nel periodo, diciamo, post-lockdown, primo lockdown. Sono stato su appena possibile sull'Etna con le guide che appunto ci parlavano del disagio di cui stai parlando tu in questo momento. Quindi, Sì, anzi, hanno fatto ma anche le grandi distinzioni sciistiche, come ad esempio, che ne so, Cortina d'Ampezzo, lì si respira un'atmosfera che è proprio scoraggiante, perché comunque, ovunque tu guardi, non c'è un appiglio, siamo in un purgatorio, per adesso, non in un. diciamo che le aziende che lavorano esclusivamente nel periodo invernale, anzi natalizio ancora più che invernale, hanno avuto più sfortuna di chi invece nel periodo estivo Comunque ha lavorato, certo. ha Esatto. Sì, anche lavorato. perché d'estate c'è stato un bel via vai, comunque. Sì, però Non era dimentichiamoci il. anche comunque, Era comunque dimentichiamoci un turismo comunque. 0,5, comunque un po' ridotto come volumi, però qualcosa si è fatto. Invece in Sì, questo anche perché non periodo è dimentichiamoci stato. che il turismo comunque vive di prenotazioni. Se tu devi prenotarti la vacanza a marzo, non la prenoti perché a marzo sei chiuso in casa, in lockdown, e quindi non sai quando puoi riuscire. Quindi comunque anche quello estivo è stato condizionato. A meno che le cose dell'ultimo minuto. Le cose dell'ultimo minuto magari sì, hanno funzionato. E io per esempio il mio turismo è andare a mare a piedi e basta. Quindi quello non me lo Cioè, toglie nessuno. conta, Tra sì, l'altro, alla fine conta anche quello teoricamente. Daniele si è preso il sole fino a una settimana fa nel suo famoso terrazzo. Sì, io a Natale ero fuori a prendere il sole, perché qui la terra è generosa. Ah, invece è un Il workout, come meteo. promesso. Come?
Workout malino, malino. Un po' Oh, Mosciarelli, devo dire. io ho dimenticato di come sia fatta, cosa significa? Io ho fatto Porca sollevamento puttana, piatti, poi. per ora, sollevamento piatti. Quello anch'io abbondantemente. Aspetta, ti Abbondantemente. telefono Io di dopo. fatti vedo, aspetterò come minimo un anno per farmi di nuovo le analisi, perché sennò vengono fuori cifre astronomiche. Direi di evitare di pesarti per un po'. Aspettiamo con calma, Viva il piano piano. terrazzo, dicono dalla chat. Ma chi è che l'ha scritto? Un tuo fratello. Ah, mio fratello, addirittura. Sì. Io ho un fratelli. Tra l'altro, Interessante. siamo arrivati a ben 6 spettatori, tra i Sei quali spettatori. io in 2 postazioni, la mia fidanzata e poi il fratello di Daniele. Però dai, io bisogna iniziare. Tipo, è la cosa che ho sempre detto io, è che il difficile è iniziare. Sì, è difficile Infatti, decollare, certo. sì, esatto. Diciamo di sì. Il Vabbè, ma difficile è non è che sì. siccome ora lui lavora da 4 devi dire decollare, cioè non è che devi fare No, no, forza il infatti. skip. No, No, questo no. giuro non è stata voluta, questa cosa lo giuro. Anche perché lui lavora nel settore informatico, quindi proprio i voli, Ah, cioè, non è che lui decolla. ok, allora forse non rischio di morire di fame in linea generale, perché almeno è uno di quei settori che comunque non dovrebbero fermarsi. Sì, anzi, c'è stato un incremento Immagino. enorme. Adesso con questa corsa alla digitalizzazione, Stai dicendo digitalizzazione, digitalizzazione. Ed esempio affinato. anche mia mamma si è fatta Facebook, attenzione. Attenzione, e ne abbiamo testimonianza, ne abbiamo Mia testimonianza madre è più anche. avanti perché Facebook se l'è fatto tanti anni fa e per tanti anni ogni cosa che fosse internet la chiamava Facebook, quindi Anzi, lo diceva correttamente Facebook. E invece i miei genitori passano inizialmente non ero io che non volevo loro su Facebook. Invece ora è mia mamma che non mi accetta. Mi dice: guarda, sei nelle mie richieste d'amicizia, ma io non ti accetto. Ma vabbè, sti cazzi, dico. L'importante è che mi fai trovare un piatto di pasta a pranzo, se no me lo faccio io. Dico, non è che, cioè, fino a quello ci siamo ancora a farmi un piatto di pasta. Quindi. Vabbè, mi Allora, sa non ho colto il tuo nome, scusami. Cioè, io, come. Lui è Filippo, Filippo. Fispa per gli amici Ah, Fispa. Filippo. Fispa per gli amici, sì. Aspetta, Allora, ho Filippo. Filippo Spada. Aspetta un attimo, mi sa che ti sto riconoscendo perché tu nei Capodanni di solito organizzai le feste a casa tua, sbaglio? Diciamo Lui, che lui è quello dei ok. No, Capodanni, sì. sono stato a una delle tue feste, uno dei 300 e passa, qualche Sono proprio anno io. fa. Ok, No, dai, 300 ho comunque. capito allora. Sì, perché lui comunque conosce anche. Orazio conosce anche Federica Renda, quindi. Sì, ma non Sì, diciamo nomi tramite perché. lei, Scusa. ecco. No, non diciamo nomi Non perché diciamo, questa scusa. live andrà su YouTube. Che Ci sarà. vogliono Che le sarà. liberatorie. E sarà bippata. Ok. Hai Meno riconosciuto parliamo dei Angelica? nostri gatti. E quindi cerchiamo di non dire nomi. Diciamo nomi impropri. Ok. Allora, aspetta, Nomi io impropri. intanto sto aggiornando. Ho fatto una storia su Instagram, così con lo screenshot nostro. Va bene. Allora, che cosa stavamo dicendo? Ok. Solo Fispa non è stato alle feste di Fispa. Sì, praticamente. Questo Carnamo è tuo fratello. Certo. Sì, praticamente tu eri l'unico che non Ah. poteva entrare in casa tua. Sì, no, più che altro passavo le serate a lavorare praticamente, Era un lavoro vero e proprio, a sì. controllare tutto. Ma comunque, torniamo in un Torniamo format, seri, torniamo più o più su, meno. torniamo nel E lavoro. io volevo anche approfittarne, diciamo, di questa, ma anche di tutte le live che verranno da qui in avanti per confrontarmi un pochettino. Cioè, perché la situazione in cui siamo, cioè, secondo voi, partiamo, buttiamola lì, cioè, si poteva fare meglio a livello di amministrazione, di governo, di tutto, diciamo Allora, più che di governo, direi di classe politica, perché ormai siamo praticamente. È un discorso da fare a 360 gradi. si poteva fare meglio
uno pensa, vabbè, determinati aspetti sono stati gestiti un po' alla carlona perché siamo in Italia. Il problema è che gestioni di questo tenore si sono viste un po' ovunque, perché parliamo sostanzialmente di un fenomeno che di un fulmine che arriva da ciel sereno, e praticamente nessuno sapesse esattamente di cosa si trattasse. Era una situazione praticamente quasi nuova per la nostra generazione. Risultato: nessuno sa combinare niente. Tanta incertezza, tanta incertezza. Poi a proposito di questo discorso, questa è una riflessione che ho sempre fatto, ma se ci fosse stato ad esempio il governo Salvini, Meloni, eccetera, al posto di quello attuale, ma sarebbe cambiato qualcosa? Io ogni tanto quello che penso, Secondo per alcuni aspetti me, sì, visto forse come mai. sta andando in tutto il mondo, ho visto che comunque indipendentemente dal carattere del governo nazionale che c'è nel mondo, cioè che sia l'Inghilterra sovranista, sia la Francia, sia la Germania, cioè qui mi sembra che i numeri siano alti ovunque. Cioè, io credo Ah, che ma non. anche in Germania e Svezia però stanno impasticciati, e parliamo di Germania e Svezia, quindi pensa un po'. Cioè, qualsiasi strategia sia stata Almeno fatta, per esempio la questo. Svezia all'inizio si dice che la Svezia non avesse preso nessun tipo di provvedimento, almeno all'inizio, ma poi anche loro hanno avuto le loro gatte da pelare. Cioè, mi sembra che qualsiasi fosse la strada sia stata quella sbagliata, poi sempre col senno di poi, perché col senno di poi siamo bravi tutti, insomma. Vabbè, Cioè, certo. a marzo quando ci hanno chiusi in casa non aspettavamo altro e adesso invece ci ribelliamo e non vogliamo stare. È chiaro, direi abbastanza ormai. Filippo, di qualcosa. Allora, io penso che quello che avete detto è giustissimo, però credo che a livello psicologico un elemento come Antonio Conte, un elemento come Giuseppe Non tocchiamo questi Conte, tasti che sono tocchiamo interista, questi per tasti favore. che già piuttosto aggiorniamo sui risultati di questa sera. Ma no, non c'è Ah, bisogno. Non credo ci sia bisogno, no, voglio Conte dire, secondo me non. ha messo un sacco di calma. Anzi, gli interventi iniziali di Giuseppe Conte, in realtà, almeno personalmente, mi ispiravano tranquillità, anche se ovviamente se in quel momento non c'era da stare tranquilli. Però, insomma, io credo che una persona magari come poteva essere Salvini o Berlusconi, secondo me a livello individuale, non parlo tipo di organizzazione e cose, ma già solamente esponendo il problema, non avrebbe, secondo me, non Non avrebbero, avrebbero avuto lo stesso riscontro, forse sì. non avrebbe trasmesso la tranquillità che in realtà ha trasmesso Conte, secondo me, o perlomeno è una mia impressione, ovviamente, quindi. Però io vedo un po' Salvini bellicoso. In questi casi, probabilmente, io credo che Cioè, avrebbe no, non perso. vede l'ora che cada il governo e che ci sia lui al Sì, ma posto di secondo me Conte. Cioè, sarebbe non, io lo incapace. vedo proprio con la bava alla bocca. Cioè. Sarebbe incapace, comunque, secondo me. Comunque, questi sono. Secondo me, l'unico aspetto positivo di un eventuale governo con Salvini, diciamo, al timone di comando è che potrebbe esserci al limite una burocrazia più spiccia, più diretta, magari più snella, perché più che altro sarebbe un punto col quale ottenere consenso, perché è una cosa su cui hanno premuto tanto. Però sì, per il resto non credo che ci sarebbe Vabbè, ma alla una fine. condotta più efficiente, perché comunque diciamocelo, quello che hai detto tu, Filippo, riguardo al trasmettere tranquillità all'inizio, era secondo me il punto più importante. Era in quel periodo soprattutto importantissimo andare tranquillità. Dare tranquillità anche comunicando alle persone. Stiamo adottando delle misure per cercare un po' di limare la cosa. In uno scenario diverso, probabilmente alla prima ondata l'avremmo vista davvero brutta, peggio di come Ma effettivamente è stato. io mi chiedo questo, più che politicamente, voi singolarmente come avete affrontato il primo lockdown? Per voi com'è Però stato? prima, scusa se ti interrompo, ho ricevuto un feedback da un'ascoltatrice, di cui non farò il nome,
E mi dice che ci vede, so ci vede soltanto ci vede bloccati a livello di video. Tu come ti gira Io la live? credo che A livello di dovrebbe. video ci si vede. Allora, potrebbe fissare questo bug alzandosi dalla sedia, andando al contatore, staccandolo proprio in modo democratico e poi riaccendendolo. Proprio No, è un problema. Io credo sia un problema suo di connessione perché io mi connetto. sicuramente al limite potrebbe aiutare magari No, no, abbassando volevo la dire alla qualità. nostra spettatrice che non la possiamo nominare, perché mi sta scritto su WhatsApp, nominami, non ti possiamo nominare per Vabbè, questioni se vuole di essere riservatezza. nominata c'è Pure la libertà. libera si deve Allora, nominare. C'è la vediamo se riesco. libertà e per questo Vabbè, è possiamo. una cara amica mia di Orazio, quindi insomma, Eccola. Orazio ha capito, insomma, quindi Vabbè, ho capito, la mia fidanzata dice abbiamo che si capito. vede, quindi a posto. Anzi, dicono di schiacciare Alt più F4 che si può abbassare la Che latenza. fa passare? Sì. No, direi proprio Comunque, io vi dico che il primo lockdown, non l'ho particolarmente sofferto. Diciamo che io sono uno che se a casa ci sa stare. Ci sono persone che vanno un po' fuori di testa quando sono costrette a stare a casa. Io personalmente non sono uscito fuori di testa. Certo, la situazione è stata strana perché, sai, non sai quando finisce, sei un po' preoccupato. Cioè, ai tempi fu una cosa un po' strana, però alla fin fine, come mia quotidianità, io addirittura ho continuato pure a lavorare, quindi non mi è cambiato molto. Lavoravo prima da casa e ho lavorato anche adesso, cioè ho continuato a lavorare da casa, quindi non posso dire che mi abbia condizionato più di tanto. Certo, tante persone invece sì, sia perché me ne hanno direttamente parlato, ma penso che chiunque guardi fuori dalla finestra, con chiunque parli, è stato un po' condizionato dal lockdown, penso, dico anche voi. Sì, assolutamente, assolutamente. E tu invece, Orazio? Allora, io il lockdown della prima ondata l'ho vissuto, praticamente si era delineata un'esperienza di vita al limite del surreale, perché l'ho vissuto che sono rimasto bloccato fuori sede, perché io comunque studio presso l'Università di Pisa, però in un distaccamento di Lucca, quindi mi sono ritrovato per tutto quel periodo, da marzo fino a giugno, nella casa lì a Lucca. Quindi con altri coinquilini, e quella in realtà è stata una grande cosa perché comunque ho continuato a fare la mia vita semi indipendente, facendo tutti quanti i miei cazzi con tranquillità, eccetera. Però quello è significato anche che, ad esempio, per Pasqua diventava un po' dura tornare a casa, e quindi la mia famiglia e i miei amici non li ho potuti vedere per praticamente un bel po' di mesi. Non tantissimi in realtà, perché comunque ci sono quelli che per lavoro magari abitano in tutt'altra nazione, effettivamente gli amici e i parenti li vedono dopo anni, quindi non è stato poi così male alla fine. È stata una situazione surreale perché nella stessa città di Lucca c'erano anche molti miei colleghi, anche loro fuori sede. L'unico modo che avevamo di vederci era praticamente andavamo tutti quanti a fare la spesa allo stesso supermercato. E ci vedevamo ovviamente stando a distanza con le mascherine alzate, tipo si chiacchierava un pochettino, però senza creare assembramenti, Studenti anche al se comunque supermercato, eravamo studenti al supermercato is the new drogati al parchetto. piuttosto che in Esatto, piazza vi siete infilati alberelli di Amminato. all'Eurospin piuttosto che in piazza. Però Sì, quantomeno, insomma. praticamente sì, era la Conad anziché l'Eurospin, però il concetto è quello. E tra l'altro c'erano quelle scene molto pittoresche in cui c'erano un paio di nostre colleghe che, siccome molto dedite, no, alle arti culinarie, tipo ci portavano queste mega torte della nonna, queste crostate, e ci vedevamo anche con questa scusa: te qua questo pezzetto di torta, portatelo. Però con questa scusa qui ci si fermava, si discuteva del più del meno. Era l'unico modo per vederci perché è stato un periodo in cui, tra l'altro, in quei 3 mesi, già a partire da marzo, ovvero il periodo in cui dovevano effettivamente cominciare di nuovo le mie lezioni, il nuovo semestre, tutti quanti pensavamo che bello, si torna alla facoltà, ci si vede tutti quanti di persona, tutta una normalità, invece
sono cominciate le lezioni a distanza, la cosiddetta DAD, e da lì è stato un casino, perché io praticamente spendevo soldi di affitto senza neanche poter tamponare facendo lavoretti, ok, perché in quel momento non lavoravo, però Magari nei stavo portuari. facendo mezzo pensierino, però quello era un periodo proprio più che negato per iniziare a lavorare, quindi mi ritrovavo a buttare soldi su soldi senza poter usufruire fisicamente dei servizi dell'università. Quella è stata una grande beffa. Praticamente stavo lì, in quella casa a Lucca, senza un buon motivo. Però in questa situazione ci sono stati anche tantissimi studenti come me, questo senza dubbio, quindi non è una cosa di cui mi voglio lamentare. È stata un'esperienza, diciamo, un po' surreale, però è stata un'esperienza. Magari anche l'affittuario, Conta questa. tipo, non vi ha tolto un centesimo, probabilmente. Eh sì, perché tra l'altro non so se posso dirlo, non so se riesco qualcosa, se No, è vero sotto guarda. tutto il gioco della saponetta, ma Ferma, panna. praticamente io abitavo senza contratto, Il gioco quindi della saponetta mi è piaciuto molto, sono d'accordo. da un lato era un vantaggio per l'affittuario, però dall'altro lato nostro non potevamo prendere la cucchia perché non c'era niente di. Beh, in realtà potevamo fare il cazzo che ci pareva, però. Secondo me, tra una cosa e l'altra, uno pensa, vabbè, questo qui deve anche camparci questi soldi dell'affitto. È stata una situazione un po' così. Vabbè, sì, Molto, molto perché non hanno il particolare. doppio taglio. Perché Alla fine, quello che succede a un singolo, a una singola persona che è in affitto, lo stesso succede molto probabilmente all'80% dei ristoranti, i quali i locali non sono nemmeno i loro, e si ritrovano a non avere clientela, a dover pagare magari i dipendenti giustamente in regola, però gli restano queste tasse che devono pagare per forza. È un effetto domino, è un vero effetto domino. Sono d'accordo. Io invece sono rimasto come te 2 o 3 mesi da solo, totalmente da solo, perché io vivevo con 2 ragazzi qua in casa, Totalmente c'ero non è anche. totalmente solo. E i ragazzi se ne sono andati, io sono rimasto qua. In realtà potevo tornare a casa perché avendo la cittadinanza, avendo comunque la residenza nei pressi di Milazzo, potevo benissimo tornare a casa e non mi sarebbe successo niente, va? Mi avrebbero detto niente. Con l'autocertificazione. Chi cazzo mi doveva dire nulla? Però onestamente per coscienza, anche lavorando in un ambito in cui potevo contrarre facilmente il virus, anche perché onestamente io ai primi tempi me ne sono sbattuto il cazzo. Ero un grande negazionista. No, ma sarà come l'Ebola, sarà come la mucca pazza, non so se sono virus All'inizio mi sa che la pensavamo un po' tutti, lo La pensava mucca pazza, anche Luca il virus Zingaretti, dei polli. Me ne sono sbattuto le palle. Però poi, visto anche come sta andando comunque la situazione, ho deciso, visto che comunque ho genitori abbastanza anziani, in più altre situazioni, anche con la mia ragazza magari non avevo interesse nel volerla contagiare eventualmente, visto che ancora non si parlava di test sierologici, cose. Zero. E allora ho passato questi 60-90 giorni, non me lo ricordo. Mi pare dall'8 marzo, 8-9 marzo È che inizia il ci siamo lockdown, l'8 chiusi, ci siamo sì, chiusi. è Io l'8 marzo. non mi taglio i capelli dal 6 marzo. Ma i coglioni. Io ho deciso che non mi taglierò i capelli. Almeno per un anno, mi ricordo di tutto quest'anno, ma non solo di questo, però. Tutto questo col solo scopo di assomigliare a Bruno Risas, ricordiamo. No, no, no. No, sì, no. Ok, no, pensavo di sì. E niente, Che no, ovviamente onestamente. cogliamo l'occasione per invitarlo ad una Sì, live, infatti, quindi Brunori, quando poi vuoi. quando vuoi gli mandiamo il link di Anzi, YouTube di questa live. puoi guarda, è già tanto se riusciamo ad invitare Canazzo. Puoi benissimo pagare Brunori per venire qui da noi.
Se ben Accettiamo qualsiasi accettato, forma di pagamento. qualsiasi forma di pagamento, non in natura, io personalmente. Magari No, Daniele sì. nemmeno io. No, 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 no. Non si giurino. Grazie, grazie lo stesso. Come se Comunque, avessi accettato. niente. Onestamente è stato un periodo abbastanza duro. Beh, Però sì, ce l'abbiamo fatta. dipende. Perché poi dipende anche uno dalle abitudini che ha. Perché quando una persona è costretta poi a cambiarle radicalmente. Io non ho dovuto cambiare moltissime abitudini radicalmente, come magari può essere successo a voi. Quindi comprendo che da quel punto di vista sono stato anche un po' fortunato, tra virgolette, se di fortuna si può parlare. Però riconosco che se fossi stata una persona, io in questo momento se fossi un ristoratore o uno che, un titolare di un bar, insomma, non so Sarebbe come belle starei. bestemmie. Sono, sì, ma c'è stato delle Beh, bestemmie. sostanzialmente una merda, te lo posso dire perché tra l'altro ci sono mio padre e mio zio che attualmente sono in Germania per lavoro e avevano avuto la brillante idea, Aspetta, non ho capito. ovviamente, no, Non ho capito, scusami, sono gemelle per lavoro. Io ho sentito, sono gemelle per no, in lavoro. Germania, no, in Germania. Ah! No, forse non ti hai sentito bene. No, No. praticamente sono in Germania per lavoro, perché sono entrambi cuochi. E praticamente hanno avuto la brillante idea, anche se comunque poracci non è che avessero la sfera di cristallo, di aprire un ristorante proprio in Germania, tipo un paio di settimane prima dell'inizio effettivo del lockdown a livello globale. E difatti, da allora fino ad adesso, è stata una vera e propria ecatombe, nel senso che già di base sarebbe stato difficile per loro avere una clientela consolidata perché erano comunque agli inizi, comunque si trovano in All'inizio una devi sempre cittadina. crearti una Però certo in più una. il fatto del lockdown ha, diciamo, impaurito molto le persone anche per quanto riguarda il discorso di andare a mangiare al ristorante, tant'è che comunque per ora non è proprio fattibile, dal momento che tra l'altro ora in Germania la situazione è abbastanza pesante, anche sono decisamente messi peggio rispetto a noi da alcuni punti di vista, quindi In ti posso realtà, assicurare che è veramente una bella trapanata nei Paesi Bassi, ecco, per i ristoratori ed eccetera. Beh, a livello sanitario credo di no. a livello Perché sanitario no, però a praticamente, livello di numeri vedo sì, a che livello comunque numeri sono sì, molto però in difficoltà. praticamente ho visto un'intervista dove spiegavano appunto le differenze che ci fossero tra noi e i tedeschi abissali. Dove noi ancora avevamo 4.000 posti di rianimazione, mentre loro ne avevano 40.000-50.000. Perciò, tipo, no, noi abbiamo subito una crisi sanitaria enorme, con veramente, magari loro riescono a gestirla anche adesso che hanno 20.000, 30.000, 40.000 casi al giorno. Noi facciamo fatica se ne abbiamo anche 2.000 al giorno. Io Quindi credo che comunque anche a livello economico i famosi, quelli che chiamiamo ora ristori, credo che anche che in Germania gli sia andato un pochino meglio, perché un diciamo pochino. che comunque in Germania misure del genere Io riescono a farle ho due zii che continuo sono lì in più in cattiva. Germania da 40 anni più o meno, e quindi con la loro esperienza qualcosa ci dicono. Insomma, Poco non è che poco. fosse difficile fare meglio dell'Italia a livello di ristori, però ora c'è la Ma famosa. teoricamente non dovremmo neanche, cioè, a livello di comunque giustizia sociale, a livello umano, avrebbero dovuto dare ristori in ogni caso, perché è quello che va fatto in situazioni del genere. Ma teoricamente questi ristori non sarebbero stato in grado di darli, perché comunque già le casse dello Stato sono fortemente indebitate, perché comunque abbiamo una gestione della spesa pubblica che è inesistente. Imbarazzante, vabbè, ah, Poi questo è un altro. aggiungiamo anche, diciamo, tutti questi micro bonus che si accatastano, alcuni dei quali, ad esempio, non hanno avuto nessuna utilità praticamente, ad esempio il bonus vacanze. Ho letto dei numeri tempo fa che praticamente quello, ad esempio, è stato utilizzato
da soltanto, udite udite, il 9% dei degli turisti aventi totali diritto. in Italia. Sì, degli aventi diritto, sì, di Quindi quelli che sono stati, tu, diciamo, i quindi viaggiatori totali. la tua provocazione indiretta è tanto valeva ristorare direttamente il settore, invece di fare un bonus per incentivare le persone a Beh, comunque spendere. dipende, bisogna anche vedere quanto hanno impegnato effettivamente a livello monetario per garantire questo bonus vacanza, quanto hanno effettivamente stanziato, perché comunque se devi dare dei ristori seri a tutto il comparto ristorativo, turistico, alberghiero, lì teoricamente si tratterebbe di tirare fuori comunque dei fondi mastodontici che comunque sono al di fuori della portata del nostro paese, perché ripeto, già eravamo indebitati fino al collo anni e anni or sono, figuriamoci adesso. Comunque, Quindi, io vi volevo far vedere si è un fatto quello che video. si è potuto, ma. Io vi volevo far vedere un video. Dura 47 minuti, ma vediamo all'inizio, poi stacchiamo La quando commentiamo. vogliamo. Lo vedete? No. Aspetta, facciamo un'altra cosa. Vi condivido lo schermo, quindi. Anzi, no. Quindi, minchia, devo imparare a farle bene queste cose. Allora, è un video di un noto youtuber che si chiama Barbascura, È tutto sì, complotto, criminale. che è Conosco. andato a Conosco. trovare i negazionisti. Ok, credo. Riuscirete a vederlo. Lo vedete grande? Aspetta. Vediamo se riusciamo. Minchia. Allora. Dall'ordine mondiale. Noi siamo contrari al No. 5G. Va assolutamente fermato! Lo Fermato! sentite, vero? Fermato! Fermato! Sì, già Ciao, sono l'audio. Mario Lunardi. Sentite, sì. Già partiamo. L'audio Non già penso è tutto il più. programma, Cominciamo ragazzi. benissimo. Ok. Aspetta un attimo, interrompo. Uno di. Meraviglioso. Ok. Beh, che Barba. cazzo. Ok. Come cercare un video. Bubarello, giornalista scientifico scettico. E benvenuti alla piazza dei negazionisti Lo del vedete? Covid. No, vero? Lo Sì, lo vedete? vedo, lo Io vedo. continuo a non vedere, solo sentire. Io lo vedo, però sento riverbero. Ok, È normale? aspetta. No, sì, è normale. Ok, io devo premere che guarda in diretta. Ok, No, ora vedo. stacco il mio audio Va bene. e lo faccio partire. Sì, ma prima fatemi dire una cosa. La manifestazione a cui mi trovavo era la marcia della liberazione. Liberazione? Liberazione da che? Ma dalla dittatura sanitaria, ovvio. Ah, questa dittatura sanitaria. Un evento avvenuto proprio durante il periodo di innalzamento di casi di Covid in No, tutto non lo il fa mondo. vedere, non so Perché, d'altro perché. canto, quale miglior periodo per incontrarsi tutti quanti in piazza, abbracciarci? Secondo me stiamo meglio se stiamo Oggi vicini sono uno arrivato nel all'altro senso piuttosto che che ora vedo e lontani. sento perfettamente. Ringrazio Moreno Stare lontani uno Pacifici, dall'altro non Sara fa bene Alberto alla e tutti salute gli e noi amici del dobbiamo comitato tenerci in salute. organizzativo per questa Ok? occasione. D'altronde sono nato troppo tardi per vedermi un concerto dal vivo di Nirvana e troppo presto per trasferirmi su Marte. Però in compenso sono nato nel periodo giusto per partecipare alla lotta contro la dittatura sanitaria. Ci tengo a sottolinearlo, dal palco hanno detto diverse volte che loro non erano negazionisti. Il discorso negazionista è anche abbastanza offensivo. Chiamali come ti pare, ma negazionisti proprio no, eh? No. Muore nessuno di questa malattia perché è una cazzo di influenza. Un fantavirus. Non c'è. Assolutamente, nessun negazionista. Non credo ai decessi, non credo praticamente a un sacco di cose. Perché loro non negavano mica l'esistenza del virus, scusa. Non c'è niente nessuno, è tutta una barzelletta sta stronzata. Dittatura perché il Covid non esiste. Ok, qualcuno lo negava, però non tutti, molti negavano soltanto l'esistenza delle vittime del virus, eh. Oppure l'inutilità delle misure di sicurezza, l'inutilità della mascherina, è diverso.
è diverso. Certo, tutto si può dire, tranne che gli manchi la coerenza. Io non ho visto morire un cane, un gatto. Io ho due gatti a casa. Stanno benissimo. Ma si è messo in pausa. Ma mi sa che hai ridotto di con... Che succede? Che succede? Aspetta. Ho deciso di unirmi a loro, quello. Di esplorare il loro mondo, di espandere. Ma non capisco come farlo vedere. Allora, io lo vedevo. Lo vedevi tu, ma però in live non lo vediamo. Quindi aspetta. Perfetto. Così dovremmo vederlo in realtà. In realtà. Ok. Così. Un secondo. Sì. Oddio. Mi sto confondendo un sacco perché vedo anche quello di Twitch ed è un bordello. Infatti non lo vedo più. Che cazzo? Combinando un manicomio. Allora. Ho di grilli. Vabbè, comunque io, per quanto mi riguarda, penso che abbia visto anche abbastanza, voglio dire. Il tenore, diciamo, era chiaro fin dall'inizio. Esistono anche queste persone. E io ho fatto parte di queste. Purtroppo. Ma solo ad una cosa iniziale. C'è tutto uno schieramento dei negazionisti che sono anche... si mischiano, ecco, in questo gruppo di persone c'era un po' di tutto. C'erano i negazionisti, c'erano i Novax, c'erano i terrapiattisti, che queste figure potrebbero avere magari anche più inclinazioni. Tu immagini un terrapiattista, negazionista e Novax. Magari anche vegano. Cioè se vuoi stare in tamburnizza sano. Oh, sono liberi di esserlo. Ricordiamo comunque, a tutti. I terapeutisti, cioè, si ficcano ovunque. Laddove ci sono teorie del complotto, loro sono onnipresenti. Allora, perché comunque, logicamente, se credono alla terra piatta, allora abboccano anche a tutto il resto del carrozzone della farsa. Quindi... Non mi sorprende. Io sono. Però a me non dispiacerebbe vivere su una terra piatta, però. Io sono. Ci hanno dato questa. Sono sempre per il diritto di manifestare il proprio pensiero. Sì, ma infatti, mentre a tacere non serve a niente, stiamo vedendo che comunque è controproducente, perché comunque. Il discorso della dittatura sanitaria, che è sempre legato a tutto il discorso, no, della libertà. È inutile che tu comunque imponi in maniera così ferrea quando comunque determinate persone si opporranno allo stesso. Tanto vale rassegnarsi e lasciare la libera iniziativa. Perché comunque imporre è da una parte responsabile, però dall'altro lato diciamo che non è una buona mossa dal punto di vista pubblico, dal punto di vista comunicativo. Perché il pretesto di molti Novax, facendo l'esempio i Novax, è che loro dicono spesso: io non so cosa c'è dentro i vaccini. Ma questo perché? Perché per scoprire cosa c'è effettivamente dentro i vaccini si dovrebbe fare quel tipo di ricerca che questo tipo di persone di solito non fa. Ma tu ce lo vedi un Novax o comunque un terapeutista che cerca su YouTube un video fatto bene, super informato su come effettivamente è composto il vaccino? A parte che penso che molti di loro, ma anche molti tra di noi, se lo vedessero non capirebbero nulla, anche se in realtà ho visto che comunque le spiegazioni sono molto semplici. Però già il fatto che dicano non so cosa c'è nei vaccini significa che da un lato sono pigri nell'informarsi, dall'altro lato effettivamente forse si deve fare qualcosa di più a livello comunicativo. Sì, assolutamente. Però io sono anche dell'opinione che quando una persona non vuole capire non capisce, cioè puoi fare anche informazione ipercapitale, sì, ma se una persona non vuole ascoltare non ascolta, cioè, ma quello diciamo è più
un pretesto, è una scusa, perché dire non so cosa ci sia significa appunto che magari dall'altro lato non è stato fatto lo sforzo per spiegare, però comunque parliamo di gente che è veramente decoccio, nel senso che comunque sono impostati nell'avere le proprie credenze, le proprie convinzioni, che... sì, credo che sia calzante come definizione. Questo è il contesto in cui tu effettivamente non puoi far cambiare idea delle persone. Quelli che, i negazionisti che cambiano idea sono quelli che si beccano il Covid, vanno a finire in terapia intensiva, sono appunto alla morte, e vedono, magari per un e bussano le porte di San Pietro, sopravvivono come e poi canzone. Si rendono conto, allora non è una cazzata. Effettivamente bisogna provarle sulla propria pelle. Io per alcuni. Volevo leggervi questo post di umore maligno. Che tutte le risposte ai vostri dubbi sul vaccino anti-Covid. Direi sia il caso di schierirci un po' le idee su questo vaccino. Alla domanda, è vero che modifica il DNA? Ho detto, purtroppo no, resterai quasi certamente tale e quale a prima. In un campione di 180.000 soggetti solo uno ha sviluppato un superpotere, ma quasi completamente inutile. Due. Non mi fido, i vaccini non arricchiscono forse i vaccini non arricchiscono forse le cause farmaceutiche? Non direttamente. Big Pharma guadagna dal caso che dal fatto che sopravviverai e mangiando di merda. Allora aspetta, non direttamente. Big Pharma guadagna dal fatto che sopravviverai e mangiando di merda e facendo altre cazzate avrai bisogno di curarti con i loro farmaci. Alla domanda, te dentro c'è un feto abortito? Non proprio, ma c'è un dato CNOR che ne è un sostituto molto simile. un cosiddetto surrogato, diciamo. Un surrogato. Un poi, surrogato, certo. Alla domanda, perché un deve alias. Essere tenuto al freddo? La cosa per me è sospetta, tipo faccina... è la stessa cosa che ho chiesto al mio pescivendolo, ovviamente. Poi ho letto di reazioni avverse, sì, molti le hanno senza ancora assumerlo. Abbiamo perso Orazio. Questo è sottile, abbiamo perso Orazio. Questa che hai detto l'ultima era sottile. Sì, ma ancora, guarda, ce ne sono le ultime quattro. È sicuro? Vai. No. Dentro c'è un microchip? Spero di sì. Mi piacerebbe che ci fosse qualche sfigato che deve seguirmi passo passo nella mia emozionante vita. Dopo potremmo girare senza maschera solo se hai ancora la siringa piantata nel braccio. Secondo me non serve a nulla. Allora che problemi ci sono a farlo? E poi i dati non sono ancora stati completamente rilasciati. Sì, per venirvi incontro... Così avete un annetto o due di tempo per laurearvi in medicina o poterli capire. Ovviamente non ha torto. Però che risposta, mamma. Sì, grandissimo. Belli, umore maligno è pazzesco. Tra l'altro su quel discorso di Big Pharma mi si è accesa la lampadina per quanto riguarda invece quel filone letterario del Bill Gates satanista sciacallo massone, come lo chiama una certa persona, Bill Gates, il nuovo ordine mondiale. Ecco, quella è un'altra cazzata, perché tutti dicono Bill Gates vuole far somministrare il vaccino a tutti quanti secondo quel piano di riduzione della popolazione mondiale, ma io dico, ma un cazzo di miliardario che ha fatto le sue fortune sul vendere in massa sistemi operativi, computer, software. C'è una persona del genere. Ma sì, cioè, mi sembra abbastanza logico. C'è una persona del genere, cosa avrebbe da guadagnarci in una popolazione mondiale che si riduce? A meno che lui non abbia delle agenzie di onoranze funebri, non so. Non lo sappiamo, sì, magari dai, il suo business principale. Io gestisco delle onoranze funebri, però nel tempo libero gestisco una multinazionale di informatica da miliardi di dollari. Però principalmente mi occupo di onoranze funebri, che ne sai, magari.
La teoria del nuovo ordine mondiale. Mi piace come ti avvicini al microfono, ma lo dici una stronzata. Il latino novus ordo mundi. Cioè, ragazzi, dalla zanzara. Io sono un grande ascoltatore della zanzara. Questo lo di entrambi voi, quindi questa è una cosa buona. Allora, amico mio. Allora, il microfono. Ordine mondiale c'era Soros, Bill Gates. Soros! Che Mauro D'Amato. Mamma mia. Aurone D'Amato. Il nuovo ordine mondiale. Ma stai zitto tu, Parenzo, non capisci un cazzo. No, pazzesco. E poi secondo me il nuovo ordine mondiale esiste, ma se vogliamo farla sensata, esiste da quando esiste l'uomo, perché comunque sento tutta questa gente che dice ma i potenti, l'elite del mondo, i poteri forti. Ma i poteri forti esistono da quando si sono creati i primi re, i primi stati, cioè... Esiste da che mondo il mondo, certo. Scusa, ma i poteri forti, ma dovremmo essere tutti quanti in un mondo anarchico-comunista in cui ognuno ha il suo potere? Proviamoci, cioè, cazzo. Sì, però poi non sai poi dove finisce la tua libertà e dove inizia quella dell'altro. Esistono perché esiste l'essere umano, questi esatto, non lo capisco. Ho una domanda da farvi. Ma anche due. Voi come organizzereste il vostro paradiso? Questa è una bella domanda. La posso rispondere io? Allora, intanto ti do una risposta proprio smielata, proprio 100%. Intanto ci sarebbe la mia famiglia. Che intanto, che potrebbe... Ah, aspetta. Un paradiso ovviamente inteso come un nuovo mondo, no? Mettiamo che comunque noi siamo qui, in questo mondo. Quindi uno, dicevi un'utopia. Un paradiso del re, un Eden. Un paradiso del re. Come vedresti il tuo paradiso? Questa è complicata, sai? Questa me la devo iscrivere e ti rispondo fra un mese. perché adesso dovrei controllare un paio di equilibri, diciamo. Qua esci fuori una tesi di laurea, ragazzi. Come lo organizzeresti? Orazio. Dici tutto. Orazio, tu come lo organizzeresti? Come lo organizzeresti? Allora, sicuramente un paradiso in cui c'è un pizzichino più di meritocrazia, nel senso che comunque vedere gente totalmente spaesata, incapace, avere tra le mani responsabilità importanti è una delle mie principali fonti di ansia ed è anche uno dei tanti motivi per cui ci troviamo in determinate situazioni, quindi un paradiso un pizzichino più meritocratico, dico un pizzichino di più perché comunque... esistono le persone che hanno delle ottime idee ma non hanno la personalità nel imporle nella politica, ad esempio. Nella politica il discorso è un pochettino diverso perché lì la meritocrazia ci vorrebbe un po' politico, no vabbè, poi magari un'altra volta si parla di politica seriamente se vuole. Però in politica, ad esempio, però non stai rispondendo. Basta! No, nel senso... No, perché della meritocrazia? Io sto facendo un esempio. Ad esempio, nel mio paradiso ideale, la politica sarebbe sicuramente più meritocratica, però lì il problema è diverso, perché puoi avere grandi idee, ottime capacità, però magari non hai il carisma per essere un buon politico. Quindi in realtà questo è un po' relativo. Quindi, chiuso il discorso meritocrazia, io lo... Allora... Lo organizzerei in modo tale che fin dalla nascita le persone siano abituate con un'idea di tolleranza sincera, tolleranza nei confronti ovviamente in termini di razza, lingua, sesso, eccetera, religione, però spontanea, perché adesso viviamo in un mondo in cui si cerca di portare le persone all'apertura mentale, alla tolleranza, con mezzi che sono al limite della censura, e sicuramente avrete capito di cosa sto parlando, tanto per dire un Johnny Depp che siccome ha perso la causa contro il The Sun è stato rimosso tutti i cataloghi di Netflix, eccetera, o forse ancora lo devo rimuovere, comunque ci manca poco,
Questo perché giustamente passa per quello che picca la moglie, quando in realtà è il contrario. L'ultima polemica, quella lì su Grease, Sì, vabbè, che quello l'ho letto prima soltanto la ambientata notizia. nel Ho mondo letto la Grease, notizia da fuori questo soltanto e già mi sono vergognato per è loro. un tema sul quale io credo che non riusciremo mai a sviscerarlo nemmeno No. Non in riusciremo mai a venire a capo a due podcast. questa cosa Però ne perché parleremo, c'è tanto da parlarne, anche parleremo, che è un voglia, tema voglia. tremendamente Quindi, attuale. infatti, per non... riprendere il discorso, quindi un paradiso meritocratico in cui la tolleranza rispetto altrui siano delle cose, diciamo, spontanee che facciano scontate. parte della crescita della Che persona, poi perché siamo se in posso una se società in posso cui, no, per concludere, siamo in una sì. società in cui tutti quanti nasciamo in un mondo in cui nessuno ci insegna veramente questa cosa. Praticamente tutti noi abbiamo vissuto un'infanzia in cui a scuola ci insultiamo dandoci tutti quanti dei gay, dandoci tutti quanti dei ciccioni, eccetera. Quindi noi siamo abituati fin da piccoli ad insultare utilizzando termini che in realtà non Che sono non sono insulti. insulti. Questo perché già di default veniamo inquinati da un mondo in cui comunque noi, senza rendercene conto, insultiamo, giudichiamo e discriminiamo a ruota, però la società, per sentirsi meglio con se stessa, cerca di ricreare la comunicazione, di ricreare i media con questi metodi che sono maldestri, per non dire altro. Ma poi Quindi sì. quello che hai detto tu, effettivamente, tutti noi, cioè qualsiasi bambino che nasce, non è che nasce intollerante o nasce razzista No, o nasce no, omofobo. questo no. E Ad quindi il esempio, discorso... No, ma il discorso era... Allora, comunque. cioè, è il discorso educativo, cioè è il discorso dove tu dici chi è che insegna al bambino che è diverso vuol dire sbagliato? Cioè, stiamo parlando del fatto che noi dovremmo essere... Teoricamente dovremmo essere adesso come eravamo quando siamo nati, cioè senza filtri, senza pregiudizi, senza barriere. Cioè se una persona cade a terra e si fa, vedo che si fa male, che soffre, non mi interessa se è bianco o se è nero. Il bambino ti insegna certe volte che è lui che ti insegna che quella persona va aiutata. Ce ne sono di casi del genere dove i bambini che non lo sanno, cioè lui è una persona, quindi è una persona, punto, non ha altro... Non ha differenza, è poi il discorso educativo che ci porta. Ma quindi questo paradiso come lo fai? Come lo Allora, organizzi? ti dico una cosa che ti dico una cosa che ti scioccherà. Fammi Allora, due cose per innanzitutto, i quali potrebbero bannarci. Tra l'altro, dovevamo leggere tutte le regole di Twitch allora, d'intorno. lo Però faremo, lo lo faremo in faremo. un'altra puntata. Allora, vi Vabbè, meno avviso, male che per quanto abbiamo. riguarda Twitch. Evitiamo di dire la parola con la N, anche No, solo ma a ce ne scopo sono altre. educativo e Sì, no, ma didattico. non figure. No, Però poi lo approfondiamo sta cosa. perché c'è uno stream di Twitch, Certo. vabbè che magari a noi non ci si incula nessuno, non lo Sì, so, no, però però c'è uno finiremo su stream di YouTube Twitch e... molto seguito che ha detto quella parola lì, anche solo per scherzo, e gli Sì, hanno sì, sì. bannato il Ferma canale proprio, bannato. Il signor proprio Daniele. Il per signor sempre. Daniele. No, ma comunque... Ora, questa è ovviamente la mia è una stronzata, però riflettete su quanto sarebbe bello. Il sesso come al posto della guerra, cioè risolvere i conflitti attraverso il Tipo, sesso. allora straordinario. io mi sto immaginando Mussolini che si incula a sangue Hitler in questo momento. Non diciamo queste cose. No, i personaggi storici si possono nominare, Non diciamo forse nient'altro. l'apologia no. Bando immediato. No, vabbè, io intendo dire che alla fine forse ci si concentra troppo sulle cose sbagliate. Alla fine noi siamo delle persone molto, delle entità molto più semplici di quelle... Filippo si sta ramanando. No, dicevo, siamo delle entità molto più semplici. Nella nostra complessità, in realtà siamo molto più semplici. Cioè, io l'ho detta così, ma non approfondisco perché ovviamente è una stronzata, però io penso che realmente invece di
invece di mandare soldati sul fronte, dovremmo mandare altre persone, capite? Altre figure. Basta, sarebbero, no? Comunque soldati, se ci pensi. Sarebbero comunque forze dell'ordine, sarebbero, come però, dire... Ecco, nel tuo paradiso, così facendo, in un certo senso è come se tu accettassi dei conflitti che andrebbero risolti in qualche modo, come stai dicendo tu. Beh, diciamo che il presupposto deve partire che i conflitti nascono solitamente dalla diversità, o dalla diversità o dal voler avere di più anche quando non è lecito. Quindi da questo nascono i conflitti, per questo la natura umana è fatta così, perché abbiamo delle differenze. Quindi chiaramente è un paradiso tecnicamente sarebbe un paradiso in cui le persone sono contente di quello che hanno, perché quando sei contento di quello che hai non fai male a nessuno. E chiudo qui. Spero di essere stato abbastanza... Mi è venuta ora in mente questa cosa, però è bella. Quando sei contento di quello che hai, non rompi il cazzo a nessuno. Questa è la verità, non rompi i coglioni a nessuno. E soprattutto se per avere di più non devi necessariamente, come dire, fregare, diciamo, il prossimo, è meglio ancora. Purtroppo non tutti lo fanno in maniera etica. La maggior parte dei conflitti e dei problemi nascono perché per avere noi di più sgambettiamo qualcun altro. Ma in realtà non è la gamba che usiamo. Sgambettare è un termine pulito che sto usando io. Ma in realtà usiamo un'altra gamba. Io questa domanda l'ho sentita su un video su YouTube. Sì. E oggi l'ho sentita e sono riuscito anche a farmi una risposta per me. A formulare una risposta che possa che io possa in un certo senso vedere in un mio paradiso. E ho pensato che la cosa più bella nel mio paradiso sarebbe quella di non avere denaro, anzi che il denaro fosse sotto forma di buona azione, cioè nel senso che comunque tu guadagni un qualcosa, anzi tu guadagni una sensazione come se fosse positiva, anzi una sensazione di beatitudine in base alle buone azioni che fai, in modo anche da comunque ne giovi tu in beatitudine, magari può essere una nuova criptovaluta interessante. E ne gioverebbe magari anche stesso la persona che usufruisce della mia buona azione. Quindi magari questo non è male. In non un è mio male. Paradiso sarebbe più felice la persona che fa più buone azioni. E basta. Ovviamente non calcolo il fatto che non vengano fatte azioni brutte, ma solo in questo verso. Punto, basta. No, ma questa è anche una cosa molto, 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 molto interessante. Però c'è Ovviamente non è poi così fattibile, però dall'altro lato ci sono effettivamente tante persone che sono felici nel momento in cui commettono tante buone azioni. Più fanno del bene, più si sentono felici. Però sono pochissime. Però ecco, non è una cosa totalmente estranea alla natura umana. Sì, quindi... sì, assolutamente. Però sai, che ne so, io vedo bene in questo che dico io, magari una buona azione, in un dono che do io, no? A una persona. Ad esempio per Natale compro un regalo a Daniele, per esempio. Mai fatto, però magari se io facessi un regalo a Daniele, per come sono fatto io, magari lo vedrei come una cosa che io do a lui, una cosa che io dono a lui e basta. Magari, ecco, poi qua entriamo molto nello specifico, magari, però non è facile, secondo me, vederla in questo senso.
chi di noi, tanti di noi, magari o alle volte abbiamo fatto magari qualche regalo o abbiamo fatto un favore a qualcuno, in un certo senso per avere qualcosa in cambio, molto spesso forse. Invece Sì. l'abbiamo fatto un po' tutti, va? Magari anche stesso una carezza, qualsiasi cosa di buono nei confronti di un'altra persona, magari anche stesso con lo scopo di avere una cosa in cambio. Invece tipo io sto volutamente nel mio paradiso eliminando questo avere in cambio, anzi, forse sì, hai in cambio una cosa, una beatitudine tua, appunto. Niente che ti avvantaggi sugli altri. Basta. Sì, questo è buono, cioè sì, è vero, comunque siamo abituati a fare sempre a dare per poi ricevere. Poi possiamo anche fare il discorso inverso, nel senso noi non possiamo pretendere di ricevere se non diamo qualcosa. Però questo vale più in un dare disinteressato. Se tu dai in maniera disinteressata qualcosa poi ti torna alla lunga, a lungo termine. Questo è un altro Sì, discorso, però quello che dici tu l'ho assolutamente. capito e ho capito anche il senso. Che cosa intendi dire tu? Cioè, tu intendi dire che se fossimo magari un po' più disinteressati, cioè nel fare la buona azione perché fa stare bene noi e perché a noi sta a cuore che stia bene l'altra persona, Sì, sarebbe meglio. solo per questo. Va bene. Oh, noi siamo arrivati a 1 ora e 6 minuti. Abbiamo Così, sforato di 6 minuti il nostro obiettivo. il nostro obiettivo, quindi Con siamo 5 soddisfatti. spettatori. Quanti? 5 spettatori. 5, ben 5, ben 5. Anzi, Siamo se usciti. spettatori Siamo. volessero anche scrivere, Scrivo. così magari vediamo anche di chi si tratta. Per noi è una È bella una nota cosa. di pregio. Io ho un paio di persone che mi hanno detto che stanno seguendo, che ringrazio ovviamente. Comunque, per le prossime volte, Orazio, tu sei sempre invitato. Anzi, Daniele mi ha detto che sei una persona che sapeva parlare. Oh, io gli ho Posso detto questo, poi dico, non mi confermare. fare figure di merda. Posso confermare che sia così. Non ho capito che cosa ti ha detto, non ho sentito No, bene niente, ha detto cose cosa. No, positive nei tuoi ho confronti. detto che sei una persona che ha una certa anche conoscenza, una certa. Vabbè. Comunque, ci saranno degli invitati le prossime volte. Invitati alla cena del Signore. Sì. Uno dei quali già mi ha detto che ci sarà. No, non anticipiamo niente Anticipiamo perché il nostro quell'altro. pubblico deve rimanere con l'attenzione. Sarà un argomento pesante, però cercheremo come oggi magari di sviscerarlo un po' più tranquillamente con qualche minchiata nel mezzo, ecco. Certo, insomma, Leggero, pesante, però speri ma non seriosi. Speri ma cerchiamo non di serioso. renderlo leggero. Va bene. Oh, se volete possiamo anche staccare. Va bene, ragazzi, è stato un Buona notte. piacere. L'articolo Ha 21 podcast ha avuto inizio. avuto inizio e ora so cazzi per tutti. No, vabbè, non ci Lo vogliamo interessa dire? questo, No, noi no, lo no, facciamo per noi. per tutti i nostri spettatori. Questo volevo E dire. mo so cazzi. Sì. Va Va bene, bene, ragazzi, oh, vi saluto. interrompiamo, un saluto a tutti. Io E buon sono inizio. Cristo. Io sono Daniele, perché questo è la verità, insomma. Carna, Orazio, vi salutiamo tutti. Grazie. Ciao ragazzi. Ah.